Fervono i preparativi per la processione del levare, siamo davanti alla sacra urna, è tutto pronto? È tutto pronto, e hai detto bene perché stiamo per iniziare, è da stamattina alle 7:30 veramente che abbiamo già iniziato le manifestazioni uscendo la vara della sacra urna della cattedrale, che è un evento particolare, vorrei che tutti i nisseni venissero la mattina alle 7:30 a vedere questa uscita, che è particolare. E io come presidente della congregazione San Filippo Neri, sacra urna, insieme al clero che è titolata della vara, utilizziamo e abbiamo utilizzato questa congregazione anche su altri aspetti. Parliamo di solidarietà, parliamo di impegni solidari verso le famiglie bisognose. Infatti stamattina siamo stati in visita presso l'ospedale Sant'Elia, l'altro ieri siamo stati in visita all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e in due reparti abbiamo consegnato un segno particolare, l'uovo e la colomba, che dava proprio il piacere di essere vicino a loro, a queste persone. Parlando dell'urna, secondo noi, io penso che anche secondo la città, quando la congregazione San Filippo Neri nel 1690 iniziò la sua attività, per la prima volta uscirono 5 barette e quindi significa che il Giovedì Santo nasce con la congregazione. Noi l'abbiamo ripresa e adesso con questo tipo di fervore che abbiamo vorremmo che i nisseni potessero essere presenti a massa, perché una manifestazione del genere non si vede in tutto il mondo, ma si vede solo a Caltanissetta. Questo è una cosa un evento che non ha nessun'altra occasione da vedere in altre città. Dove porterete la vara e a che ora si comincerà? La vara adesso la portiamo davanti alla chiesa di Santa Lucia, dove ogni anno facciamo un concerto presso, dentro la chiesa, proprio della banda musicale di Comeso, che quest'anno sarà con noi, e poi verso le 7:45 così scenderemo per raggiungere Piazza Garibaldi, dove ci sono tutte le altre vare, e poi si inizierà il percorso tradizionale che porterà le vare, le splendide vare del Biancardi, da non dimenticare del Biancardi, che sono stati due, padre e figlio, scultori importanti della nostra città. C'è una particolarità da evidenziare che riguarda la Sacra Urna? Allora, la Sacra Urna l'ha fatta solamente il padre, perché il figlio era già morto, quindi c'è tutto il dolore naturalmente. È particolare, allora c'è, ancora si conserva bene, del 1892, la targa in ottone, dove ci sono i nomi del comitato, compreso il vescovo di allora.